Buonasera, intanto, ok, io sono a presentare questo poster, però non sono tra gli autori del poster, per cui mi sono presa alcuni appunti e se avete altre indicazioni oppure domande più specifiche, magari ci mettiamo d'accordo e potete rivolgervi direttamente agli autori. Quindi questo lavoro nasce innanzitutto all'interno di questo progetto Tre Corala, che è un progetto transfrontaliero e ha coinvolto quindi sia l'ARPA Friuli Venezia Giulia, i vicini colleghi della Slovenia, e i colleghi dell'area marina protetta di Miramare. È un progetto che si è svolto già alcuni anni fa, per cui tutti questi dati erano già stati raccolti diversi anni fa, che però recentemente sono stati elaborati perché la cosa appunto che si è voluta provare a fare è vedere se c'era una relazione specie area all'interno di queste aree di substrato duro che si trovano nel nord dell'Adriatico. Scusa. Queste aree appunto si chiamano, da noi le chiamiamo trezze, sono dei piccoli affioramenti rocciosi all'interno appunto del substrato sabbioso del nord Adriatico e nel corso del progetto ne sono stati indagati ben 45. L'indagine è stata fatta mediante il metodo appunto del rilevamento fotografico subacqueo, quindi utilizzando questo quadrato che ha un'area di 900 cm quadrati e facendo appunto delle fotografie a una distanza ben definita. Successivamente si sono determinati i taxa presenti all'interno dell'area, sia tramite l'indagine fotografica, quindi l'analisi delle foto, ma anche in alcuni casi tramite proprio l'indagine delle spicole, quindi proprio l'indagine anche al microscopio per determinare determinati alcuni organismi. Sono stati indagati, come ho detto prima, 45 di questi affioramenti. Questo metodo appunto è stato utilizzato ponendo questo quadrato lungo il perimetro dell'affioramento e poi lungo un transetto longitudinale, in modo tale che con questa metodica si è permesso proprio di definire, oltre che l'area dell'affioramento stesso, anche il numero delle specie o comunque dei taxa, perché poi le specie sono state raggruppate anche, e i singoli taxa sono stati raggruppati all'interno di gruppi, proprio per dare una valutazione della ricchezza delle aree. Sono state fatte poi dopo successivamente tutta una serie di elaborazioni, questi sono i gruppi in cui sono state raggruppate le diverse specie, sono state fatte tutta una serie di raggruppamenti appunto e di valutazioni, numero specie, dimensione dell'area e si è visto che esiste proprio una correlazione positiva tra questi due parametri. Questo che cosa ci permette? Ci permette proprio di valutare come la perdita di habitat di questo tipo, che sono degli habitat, sono degli hotspot di biodiversità per le nostre zone queste. Quindi la perdita anche di piccole aree di questi ambienti si può valutare qual è la perdita di specie o comunque di gruppi anche di organismi. Di organismi appunto specifici, quindi tipici di queste aree. Le correlazioni, come ho detto, sono state tutte quante di tipo positivo e quindi questo lavoro potrebbe essere utilizzato proprio per la valutazione della perdita di specie in relazione alla perdita di habitat. Grazie, spero di essere stata chiara, se no. Assolutamente.